Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale nuovamente. Ora tolgo tutte queste tavole qua, che questo è sempre legno di recupero, e mi vado a prendere quei bancali lì che mi serviranno per fare un riempimento giù per la rivetta qua. Dopo vi mostro la piccola rivetta che ho, che voglio sfruttare per allargare il mio orticello, che non ho tanto spazio. Qua ci sono le mie rose. In casa ho questi sempre recuperati, dunque spesa zero, diciamo, e gli faccio il rinforzo con questi quattro pali, e nel centro vado a saldare una piattina, una qua, anche una sotto, sì dai, anche una sotto, così poi le fisso e siamo a posto. Prendo anche il restante degli altri murali e lo fisso qua su. Ecco, direi che comunque non è male. Qua lo taglio così. Ok, chiuso tutte quante le spese. Ecco qua, ho protetto per quanto meno qualcosina i bancali in legno dal tempo, perché quando piove poi la terra resta bagnata un bel po' e mi va a marcire prima il legno, così tutelo un po' di più la struttura. Terrapieno è finito, tra virgolette, nel senso, comunque a terra c'è tutto, eccolo qua. C'è fatto il primo scalino quassù, secondo. Ho recuperato questi terrapieno, qua li avevo in casa, e adesso li taglio, faccio tipo, con questo faccio il coperchio, tipo un mega chiodo, che poi vado a fissare gli scalini giù nella terra. Adesso taglio, saldo e poi andiamo a provarli. Eccoli qua ragazzi, cioè, sono molto belli anche da vedere e fanno egregiamente il loro lavoro. Bene, l'idea mi piace molto, valida. Ecco qua le scalette. Sto sempre a lavorare, perché mi piace, una grande soddisfazione. Poi l'odore della terra, il sole, gli uccellini, i fiori, il profumo della terra, colori, le zanzare. Vabbè dai, continuiamo domani. Ho recuperato altri quattro bancali dell'Eppal e adesso faccio un altro terrapieno sotto le rose.
così la rivetta poi è tutta, e anche di là, insomma, poi dopo vi faccio vedere il risultato finale. E ripeto, così dopo la rivetta è tutta quanta usufruibile per la coltivazione, insomma. Mi ha dato una mano il mio amico Dennis a mettere sopra la staffa, insomma, di mezzo pollice. Abbiamo unito con i manicotti i vari pezzi e voilà. Ecco il nostro, i nostri tre terrapini. Ecco qua. Messo anche la rete antigrandine. Questo è l'orto ad ottobre. Peperoni pieni, guardate le melanzane, che spettacolo, tegoline, peperoni sono una meraviglia, pieni, qua ci sono quelli tondi, non mi ricordo, e qua c'è il peperoncino, che anche questo è una meraviglia. E siamo in conclusione anche di questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. E niente, vi saluto con i miei tre utilissimi terrapieni, le mie rose, la mia antigrandine, il mio orticello, e ci vediamo al prossimo video.